Sono stati reintrodotti nell'ambiente naturale dopo cura e recupero da parte del Fondo Siciliano per la Natura nel centro recupero fauna selvatica di Valcorrente, tre animali selvatici ritrovati nelle scorse settimane nel catanese. Si tratta di due istrici, uno sequestrato a Catania, l'altro rinvenuto ferito a lingua glossa, e di un allocco, anch'esso ritrovato ferito a lingua glossa. Dopo la riabilitazione di questi animali è possibile liberare tali animali. Noi stiamo molto attenti finché questi animali non imprintano, cioè dire la presenza dell'uomo è sempre molto discreta perché sono animali, quelli recuperabili, che devono trovare una vita naturale il più naturale possibile. La liberazione è avvenuta all'interno del monastero dei Benedettini, sede del Parco dell'Etna di Nicolosi, ai piedi di Monte San Nicola. A liberare l'allocco il presidente del Parco dell'Etna, Marisa Mazzaglia. A liberare gli istrici, i volontari del Fondo Siciliano per la Natura. Presidente, lei oggi ha ospitato questa liberazione qui, e qual è il senso di questa iniziativa? Allora il senso è questo, il parco oltre che essere ricco per la sua presenza geologica, anche appunto per la presenza di una vegetazione ovviamente straordinaria, e deve prestare ancora maggior cura anche alla ricchezza faunistica che lo popola. Abbiamo provato a intessere anzitutto appunto una relazione fatta di rapporti e poi anche appunto con una convenzione con il Centro Recupero della Fauna Selvatica e con il Fondo Siciliano per la Natura, con la quale vogliamo appunto anzitutto assicurare il nostro sostegno a quei volontari che si occupano specificamente di recupero della fauna selvatica, e poi vogliamo avviare un percorso nel quale si faccia ancor più di quello che si è fatto sinora al parco per la salvaguardia, per il recupero e anche per il benessere della fauna selvatica. Proprio il Fondo Siciliano per la Natura e il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Valcorrente sono in via di chiusura in quanto la Regione ha tagliato i fondi per il mantenimento della struttura. Il centro sta per chiudere perché da 2 anni e mezzo pagano 3 volontari, il dottore Coci, Grazia Muscianisi e il sottoscritto. Ogni giorno arrivano animali feriti che hanno bisogno di cure che costano come un grifone, che solo un pezzo per sostituire un pezzo dalla rotta costava 500 euro. E ci sono anche altri problemi che sono molto seri. Non c'è luce all'orizzonte e c'è anzi un problema in più che non so se potrà la Regione reggere a interessarsi degli animali notte e giorno, 365 giorni l'anno, come faceva il Centro Recupero di Catania. Il futuro di Valcorrente è la chiusura, perché la provincia non esiste più, non ci sono i numeri per poter andare avanti, e il disinteresse, lo ripeto la terza volta, disinteresse anche degli animalisti. Nessuno dà una lira.